Nutrita partecipazione di cittadini sotto l'ex Banca d'Italia di Via Carducci, sede del Comune di Teramo, per protestare contro il rimpasto di giunta deciso dal sindaco Gianguido D'Alberto, che ha portato all'esclusione di due assessori Ilaria De Sanctis e Valdo di Bonaventura. L'iniziativa era stata preannunciata sabato scorso dallo stesso di Bonaventura, che si è fatto promotore insieme a cittadini che non hanno accolto di buon grado la sua sostituzione. Ma qui il problema non è Valdo e la De Sanctis, qui è un problema di democrazia rappresentativa. Chi è stato eletto con tanti voti, togliere dopo un anno, quindi non è un rimpasto normale, è un rimpasto per giochi politici, quindi e si tratta di prendere in giro i cittadini, cioè i cittadini che hanno votato, e sono tanti, Valdo di Bonaventura e Ilaria De Sanctis, oggi si sentono proprio derisi, cioè mi hanno mandato tanti messaggi, ma che cosa, il mio voto non vale nulla, quindi perché devo andare a votare? Questa è la domanda che ci dobbiamo porre, non è un problema solo di Valdo di Bonaventura e di Ilaria De Sanctis. Su questa situazione così brutta, veramente indecente, che rimarrà nella storia di questa amministrazione, ma rimarrà nella storia del centro-sinistra teramano. La scelta del sindaco ha suscitato non poco clamore, soprattutto perché entrambi gli assessori esclusi vantano un significativo seguito popolare. La decisione è stata anche percepita da molti come un attacco alla democrazia rappresentativa. Non comprendo però le motivazioni, perché di solito quando c'è un impasto ci sono anche delle motivazioni che devono essere anche soprattutto sul lavoro che viene portato avanti. Siccome è un anno che ci siamo reinsediati, 4 mesi siamo stati fermi tra le varie regionali, vari stop, perché appunto si doveva rifare questa giunta, non comprendo come possa oggi essere solamente la mia persona insieme a Valdo oggetto di discussione, quando comunque, visto anche il tanto affetto che abbiamo ricevuto dai cittadini, evidentemente tanto male non abbiamo fatto. Cioè, il sindaco non mi ha dato neanche delle motivazioni, ha avuto 3 mesi per darmele, non me l'ha data e mi ha chiamato a un'ora dalla ricomposizione della giunta per non dirmi nulla in realtà, se non è stata una scelta difficile, ma a conti fatti, per altri, questa scelta difficile è stata la cosa più bella che potesse fare il sindaco.